Il museo l'abbiamo inteso come un oggetto, un luogo, uno spazio vivo da frequentare, da animare, per incontrare gente con più funzioni. E siamo riusciti entrambi insieme ai nostri amici a portare avanti questo discorso per tutto ciò che attiene una serie di funzioni, di attività, di iniziative che in questo anno e non solo sono state messe in piedi. Non ultima quella di oggi, per la quale io sono contento che ci sia il Presidente di Annunziata a rappresentare la provincia, perché è stata veramente più sensibile a comprendere e capire questa istanza, di cui siamo naturalmente grati, e questo chiaramente voglio immaginare che abbia avuto una collaborazione sempre più stretta, tenendo presente che quello che anima la dottoressa Cusino è l'assoluto rigore della disciplina, come dire, professionale, artistica, la sua competenza. Quello che anima me e altri amici è la passione, cioè dedichiamo a queste attività il nostro tempo, per cosa sicuramente molto poco, quindi la ringrazio. Oggi saluti del Presidente del nome che impegniamo a Roma e in altri impegni istituzionali, oggi saluti dell'assessore Bordone, che è l'assessore alle politiche culturali della provincia di Salerno, a cui mi sento di fare i complimenti, che estendo naturalmente alla dottoressa Cusino. Lei lo ha detto, la dottoressa Cusino in questi anni si è distinta per il grande attivismo che ha portato avanti all'interno delle politiche culturali della provincia di Salerno ed è stata protagonista.